Ciao, saluta anche tu questa zebra piccolina che si chiama Zoo. Papà e la bisnonna che insieme ai nonni vogliono bene a te. Oh, 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 oh. Ho un amico in più e il mio amico in più è su. Ho un amico in più e questo amico sei tu su. Zoo e la gazza ladra. Sbrighiamoci, siamo in ritardo per il pranzo. Oh, mi dispiace di averci messo tanto a prepararmi. Stavo cercando l'altro orecchino d'argento. Li avevo lasciati sul davanzale della finestra e uno dei due è sparito. Vai pure a pranzo, mamma. Lo cercheremo noi. Mi aiuti, vero, nonno? Ma certo. Grazie, Bisù. Mua. A dopo. Ciao. Cominciamo dalla camera da letto e poi cerchiamo dalle altre parti. Agli ordini, Su. Diamoci da fare. Oh, ho trovato una cosa. Un pezzino. Oh! Scusa, Su. Qui niente, Su. Neanche qui. E allora, dove potrebbe essere? Ciao a tutti! Mamma! Siete tornati presto! Non abbiamo trovato l'orecchino! Era buono il pranzo? Sì, purtroppo ho dimenticato a casa il portafogli e così non abbiamo mangiato. Allora, chi ha voglia di uno spuntino? Oh, sì, sì, volentieri! Arriva subito! Latte e burro sono quasi finiti. Chi può fare un salto dal signor Zoe? Io ci dovevo comunque andare, mancano anche i miei cereali. Ti va di accompagnarmi, Su? Sì, certo, nonno. Vado io. Elsie? Buongiorno, Su è in casa? Certo, entra pure. Stava lì, vicino alla finestra, e di colpo è sparito. Era un regalo di compleanno, il mio braccialetto d'argento preferito. Mamma, e se qualcuno avesse preso il tuo orecchino e anche il braccialetto di Elsie? Ah, non lo so, Su. Perché qualcuno dovrebbe prendere un orecchino solo? Sicuramente è una semplice coincidenza. Ricompariranno da un momento all'altro. Propongo di andare a vedere se sono finiti in giardino. Va bene, nonno. Qui niente orecchino né braccialetto. Andiamo a guardare a casa tua. Niente neanche qui. Beh, abbiamo cercato per bene, ma purtroppo non abbiamo trovato nulla. Ora volete venire con me dal signor Zoe? Ottimo, lo prendo per un sì allora. Buongiorno a tutti. Oh, salve, signor Zoe. Vorrei i miei cereali preferiti. Un panino di burro e una bottiglia di latte, quello intero col tappo di stagnola. Dovrò darle quello nel cartone. Qualcuno mi ha rubato tutti i tappi delle bottiglie. Non mi dica, e che altro? Sembra che sia sparita ogni cosa d'argento. È sparito anche l'orecchino della mamma di Su. E anche il mio braccialetto. Oh! Non ti sembra strano? Addirittura i tappi delle bottiglie, anche quelli sono argentati. Sì, che sta succedendo? Davvero una cosa strana, signor Zoe. Speriamo di arrivare presto alla soluzione del mistero. Sì, lo spero anch'io.
Arrivederci. 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 Wow! Guarda questa, nonno! Oh, sì! È una penna di Gazza. Davvero forte! Sì, sì, proprio. Se scoprite qualcosa, fatemelo sapere. Sta tranquilla, Elsie. Ci vediamo dopo. Ciao! Eccovi voi due! Meno male che siete tornati! Poco fa è sparita anche la spilla preferita della nonna. Oh, povera nonna! Le piaceva tanto quella spilla! Arrivo, nonna! Oh. La mia spilla! L'avevo appoggiata lì sopra, ho aperto la finestra per far cambiare l'aria ed è sparita! Che cos'è? Una penna! Proprio come quella di prima! Un'altra penna di Gazza? Sì! Sono uguali! Sai una cosa, Su? Questo potrebbe essere un indizio. Dobbiamo fare una verifica nel mio libro sugli uccelli. Va bene, nonno! Oh, ecco qua, ci siamo! Allora... qui dice che alle Gazze piacciono gli oggetti luccicanti. Forse anche gli oggetti argentati. Anche quelli luccicano. So io come fare per esserne sicuri. Prendiamo un oggetto che luccica abbastanza grande perché la Gazza possa vederlo. Perfetto! E adesso dobbiamo soltanto aspettare che ritorni. Guarda, Su! Ma brava! È una furbacchiona! Guarda! È sparito! Deve averlo rubato la Gazza! Dobbiamo sorprenderla mentre tenta il furto! Forse mi è venuta un'idea! Questa volta sei nostra, signora Gazza! Non è possibile! Le piacciono tanto le cose che luccicano! Ehi! Torna indietro! Presto, Su! In giardino! Fermate quella Gazza! Cos'è tutta questa confusione? È la Gazza la nostra ladra! Su ha messo una trappola e lei ha preso il suo distintivo! La Gazza, ma certo! Sono note per essere ladre di cose lucenti! Guarda, Elsie! Forse il tuo braccialetto è finito lassù! La Gazza ci ha appena portato il mio distintivo! Sì! Ha qualcosa che luccica nel becco! È probabile che abbia fatto il nido lassù! Vado a prendere la scala, così potremo dare un'occhiata! Grazie! Mi scusi tanto, signora Gazza. Ecco qua. D'ora in poi dovrò farci molta più attenzione. Oh, e la nonna sarà molto contenta di riavere questa. Per che cosa sarà contenta la nonna? Oh, cielo! Avete ritrovato la mia spilla? Eh già, ce l'aveva la Gazza nel suo nido. Oh, non l'avrei mai immaginato. Tieni, Elsie. Ecco il tuo braccialetto. Grazie. E il tuo distintivo, Su. Grazie, mamma. Sapete, mi dispiace un po' per la Gazza. Non ha più niente di luccicante adesso. Potremmo darle qualche pezzetto di stagnola. Stagnola? Ma che bella idea, Su! Vado subito a prenderla. Eccola! Grazie, Elsie! Ok, Pop, vai, portala alla Gazza.
Bene, ora che la cosa è chiarita, ci meritiamo un bel dolcetto. Soprattutto Zoo, che ha risolto il mistero. Sì! Che buona! Non la buttare via, mamma! Perché? Hai intenzione di conservarla? Voglio metterla da parte per la nostra casa! Oh, Zoo! Dora il girasole. Papà, papà! Eh? Questa è Dora, il girasole della classe. La maestra mi ha chiesto di prendermene cura questo fine settimana. È carina, vero? Ben arrivata, Dora. Complimenti, Zoo. È bellissima. A tutti! Mamma, nonna, bisnonnina! Nonno, guarda qui! Dora rimarrà con noi tutto il fine settimana! Oh, sono molto lieto di fare la tua conoscenza, Dora. Come stai? Senti, ho quasi finito di costruire questo sgabello. Pensi che piacerà, Dora? Potrei dipingerlo verde e giallo per lei. È proprio della sua taglia. Vedrai che starei comodissima, Dora. Grazie mille, nonno. La maestra mi ha detto di assicurarmi che Dora sia sempre al sole, ma mai esposta al vento. Qui, troppa ombra. Qui, troppo vento. Qui non c'è una bella veduta. Beh, che ne pensi di questo posto? È al sole, ma è anche protetto e c'è una bella vista su tutto il giardino. Perfetto! Questo posto sta guardando verso il sole. Significa che è felice. Oh, ma guarda il suo vaso! Ho visto, è rovinato e un po' scheggiato. Comunque va ancora bene, il vaso non è rotto. Sì. Giochiamo! Perché non vai a giocare con Elsie? Sono sicuro che Dora starà bene. Adesso vado a giocare con Elsie, ma non preoccuparti. Rimarremo qui intorno, così potrai vederci. Elsie! Forza, Elsie! Prova a prendere questo! Oh no! Tutto bene! Ops! Oh, Elsie non voleva farti del male! È stato un incidente! Ferita. Sono un po' spaventata. Uno, due, tre, quattro, cinque. Arrivo, pronto o no? È una nuvoletta passeggera. Il sole tornerà presto, presto. Zoo, devi nasconderti. Adesso tocca a te contare. Vado a nascondermi. Non possiamo giocare se devi sempre stare con Dora. Sai, è la prima volta che esce dall'aula. Tutto è nuovo e strano per lei. Ha bisogno di molta cura e di molti abbracci. Non ci avevo pensato. Bisù, a tavola! Anch'io devo andare. Ciao, Zoo. Ciao, Dora. Ciao, Elsie.
sembra che Dora sia più grande dopo tutta una mattina al sole. Potrebbe essere un po' più grande. Puoi controllare con il nonno dopo pranzo. Ti stai occupando di lei molto bene. Nonno, oggi pomeriggio puoi accompagnarmi al negozio del signor Zoe? Vorrei comprare un vasetto nuovo per Dora. È una sorpresa! Oh, ma che bella idea che hai avuto! Complimenti, Dora! Sei diventata grande ormai! Ora puoi rimanere anche da sola, mentre vado a fare la spesa con il nonno. Non ci metteremo tanto! Ciao, Dora! Tornerò presto! Buongiorno, signor Zoe. Ah, dei vasetti per i fiori? Vasetti carini! Ah, ah! Vedo che stai cercando qualcosa di particolare. È per Dora! È il mio girasole. Che te ne sembra di questo? Non lo so. Non ne ha qualche altro tipo? Fammi vedere. Ce ne sarà uno che piaccia a Dora, secondo te? Deciditi su, il signor Zoe sta aspettando. Tu che ne dici, Puck? So che cosa piacerebbe a Dora! Un vasetto con tanti piccoli girasoli. Mi dispiace, Su, questi sono tutti i vasetti che ho. Per mille strisce! Ho trovato! Puoi decorarlo tu! Adesivi! Perfetto! A Dora piacerà tantissimo! Mi può fare un pacchetto con della bella carta? Per favore, sbrigati, nonno! Dora sta aspettando! Su, sei tornato! Giusto in tempo per aiutarmi in cucina! Però, mamma, prima posso dare il regalo a Dora? Per favore! Sono sicura che Dora può aspettare! Come posso fare pace con te, Dora? Oh, lo so! Aspetta! Con il succo di frutta? Me lo chiedo anch'io. Oh, dimmi che sarai di nuovo mia amica. Non te la prendere, Su. Dora non ha niente. Sta solo dormendo. Tutti i girasoli abbassano la testa la notte. Ne sei sicuro? Domani mattina, appena il sole brillerà di nuovo, Dora alzerà la testa e sarà molto felice di trovare la tua sorpresa. Non farti mordere dalla mosca verde! Vieni adesso. È ora di dormire anche per te.
Sì? Papà! La signora Zebberia mi ha dato una stella d'oro per essermi preso cura di Dora molto bene e mi ha anche promesso che presto potrò occuparmene ancora. Mamma, nonna, nonno, bisnannina, guardate, ho avuto una stella d'oro! Zu e l'arcobaleno. Muoverti, Pock! Non riesco a disegnarti se non stai fermo neanche un attimo. Ti ringrazio, così va meglio. Non sta ridendo del mio disegno, vero? No, 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 certo che no. È una bella casa. Oh, è bellissimo! Grazie, Elsie! Il mio disegno sarebbe ancora più bello se Pock restasse fermo. Non il tuo disegno, sciocchino! Quello! Bello! Quello è un arcobaleno. La luce del sole è composta dai colori dell'arcobaleno e quando in una parte del cielo splende il sole, mentre nell'altra piove, la luce si riflette sulle gocce di pioggia e a questo punto la luce viene separata creando tutti questi colori diversi e forma un arcobaleno. Sembra così vicino da poterlo toccare. Sapete, un tempo la gente credeva che gli arcobaleni fossero magici. Dovete fare in fretta però, gli arcobaleni non durano a lungo. Se lo raggiungete prima che svanisca, si dice che ci sia sempre una ciotola d'oro nascosta ai piedi dell'arcobaleno. Una ciotola d'oro? Svelta! Arriviamo ai piedi dell'arcobaleno! Sembra che finisca nel tuo giardino, Zu. Guarda! Stiamo per trovare una ciotola d'oro! Si sta muovendo! Penso che adesso sia andato in garage! Dov'è finito? Io temo che non troveremo quell'arcobaleno qui dentro. E allora dov'è, nonno? Forse è ancora qui fuori. Calma, Pock! Esci fuori, Pock! Dobbiamo prendere un arcobaleno. Ecco, guarda! L'arcobaleno finisce nel tuo giardino, Elsie! Secondo me finisce nel parco. Nonno, ci porti al parco? Sembra che l'arcobaleno finisca lì. Certo, andiamo. Ma dobbiamo fare in fretta, gli arcobaleni non durano per sempre. Da questa parte? No, guarda, è nel negozio del signor Zoe. Andiamo un po' di fretta. Cercate qualcosa? Un arcobaleno. Un arcobaleno? Non penso proprio di averne uno. Qui in zona non c'è molta richiesta di arcobaleni in questa stagione. Vede, l'abbiamo visto l'arcobaleno e ora stiamo cercando di scoprire dove finisce. Ah, ho capito. Qui non c'è. Qui nemmeno. Ma forse ne ho trovato uno proprio qui fuori. Beh, lì fuori, nel parco. Lo sapevo che finiva nel parco! Bene, piccolo genio! L'ultimo che arriva è un pomodoro schiacciato! Arrivederci! A più tardi, signor Zoe! Grazie per il consiglio! Mi scusi tanto! Nonno! Basta perdere tempo! Non troveremo
proprio l'arcobaleno. Sì, giusto, certo. Guardare a destra, a sinistra, di nuovo a destra. E ascoltare. Guardate! Laggiù! Vicino alle altalene! Continua ad allontanarsi. Sta per scomparire. Nonno? L'arcobaleno se n'è andato, nonno. Lo so, mi dispiace, Zoo. Come vi ho detto, non durano per sempre. Pensavo che avremmo trovato la ciotola d'oro. Magari la troveremo un altro giorno. Ma adesso, che ne dite di continuare a dipingere? E questa volta potremo dipingere un arcobaleno. Ottima idea, Elsie! Eccoci pronti! L'arcobaleno che dipingeremo sarà davvero enorme! Qual è il colore che va in cima? Rosso! E poi arancione! E poi il giallo! Sì, Puck! Poi c'è il verde. Ritornerò tra poco per vedere a che punto siete. Cara, hai preparato il tesoro? Sì, un tesoro davvero delizioso. Grazie. Arcobaleno, Puck. Bene, questo sì che è un gran bell'arcobaleno. Dovremmo appenderlo da qualche parte, così tutti potranno vederlo. Sulla parete! Però non si vedono molti arcobaleni dentro casa, giusto? In giardino! Sì, sul recinto! Ah, questo sembra proprio il posto perfetto. Ottima idea! Un po' più a sinistra e un po' più in alto. Sì, sì, lì è perfetto. Ecco fatto. Che succede? Credo che sia Puck. Puck? Vorrei che fosse un arcobaleno vero, perché gli arcobaleni veri hanno una ciotola d'oro ai loro piedi. Beh, così narra la leggenda. E se questo fosse un arcobaleno vero, ci sarebbe una ciotola d'oro proprio qui. Non si può mai dire. Forse anche gli arcobaleni dipinti hanno un tesoro ai loro piedi. Ehi, c'è qualcosa sotto questo vaso. Sì! Un tesoro? Una specie. Biscotti al cioccolato!
Grazie! Oh. E sono buoni! Proprio come quelli della nonna! Deliziosi! Ma come ci sono finiti lì? Gli arcobaleni hanno strani poteri magici. È vero! Sono davvero magici! Una giornata molto ventosa. Molto bene, Su. Allora, dimmi che cosa vuoi fare oggi. È l'ultimo giorno di vacanza, scegli. Possiamo fare quello che vuoi. Grazie, nonno. Mi piacerebbe andare al parco. Era quello che desideravo fare anch'io. Possiamo giocare a calcio e a tennis. Andiamo, Su, vediamo la nonna che cosa vuole. Andiamo, Pock. Volevo soltanto dirti che ho deciso di buttare via il tuo impermeabile. Ho visto che c'è un buco. Beh, posso metterci una toppa. Ne hai tanti altri. Finirà tra i rifiuti. Oh, va bene, hai vinto tu. So riconoscere una sconfitta. Forza, Su, andiamo a divertirci. Ciao, nonna. Ci vediamo dopo. Arrivederci, ragazzi. Divertitevi. Allora, Su, che gioco vuoi fare per primo? Questo. Ehi, non ero ancora pronto. Va bene, Su. E questo punto va a Su, il miglior tennista del torneo Zebra. E Zimbledon ha un nuovo campione. Non ancora. Ehi, pallina, torna indietro. C'è un po' di vento. Credo che il vento stia giocando con noi. Preferirei che giocasse con qualcun altro. Presa. Secondo me sarebbe meglio giocare a calcio, nonno. La palla è più pesante. Ottima idea, Su. La palla da calcio non volerà via tanto facilmente. Perché non costruiamo una porta, nonno? Possiamo usare quelle. Ottima idea, Su. Puoi stare tu in porta per primo, nonno? Ma certo, Su. Inizia quando vuoi. Rimessa dal fondo per Su. Sì! E il fantastico zoccolo d'oro Su colpisce ancora! Ma io non ero ancora pronto. Dai, forza, riprovaci adesso. Il super portiere la para! Va bene, super portiere, ma non potrei bloccare questa. Cos'è successo? Di nuovo il vento, Su. Prova ancora.
Ehi! Oh. Torna indietro! Dagli un bel calcio, su! Comincia la scuola. Oggi volevo solo cercare di divertirmi. C'è anche un altro modo per divertirsi, Su. Possiamo giocare con il vento. Ah? Eh? Torniamo a casa e vedrai. Andiamo. Che cosa stai cercando, nonno? Oh, lo vedrai subito. So che è qui da qualche parte. Ah, eccolo. Evviva! Sì, e non un vecchio aquilone qualunque. Mi ci sono divertito tanto quando avevo la tua età. Adesso possiamo giocare con il vento. Vieni, torniamo al parco, corri! Su, Su, non possiamo usarlo. Mi dispiace tanto. Volevo che ci divertissimo il tuo ultimo giorno di vacanza. Sai, nonno, il buco non è poi così grande. Magari possiamo coprirlo con qualcosa. Sarebbe una buona idea, Su. Ma purtroppo non ho niente. Perché non usiamo il tuo vecchio impermeabile? Quello che la nonna ha buttato tra i rifiuti. Oh, come no? Ottima idea, Su. Prendiamolo prima che la zebra spazzino lo porti via. Oh, no. È sparito. Siamo arrivati troppo tardi. No, nonno. Eccolo qui. Allora, forza! Ci aspetta un bel lavoro! Sai, Su, abbiamo abbastanza materiale per rivestire di nuovo tutto l'aquilone. Davvero, nonno? Sì, sembrerà come nuovo. Bene, Su, disegna il contorno dell'aquilone per prenderne la forma, ma falla un po' più ampia. Sì, certo! In questo modo? Esatto, Su. Ci serve altro materiale per aggiustare bene l'aquilone. Ah, queste sono troppo appuntite, Su. Adesso devo farlo io. Va bene, nonno. Ah, tienimi un momento questo. Avanti, adesso facciamo anche le code. Ecco qua. Wow! Sembra come nuovo! Sì, più o meno. Siamo un'ottima squadra, Su. Sì! Nonna! Oh, ma che bell'aquilone! Cielo! Quello non è il tuo vecchio impermeabile? Sì, ci abbiamo fatto una nuova copertura all'aquilone. Beh, io non avrei mai... Come siete ingegnosi! L'avevo detto che poteva ancora servire. Stiamo andando al parco per vedere se funziona. Va bene, miei cari, divertitevi! Tienilo in alto, in questo modo. Wow! Oh, tienilo fermo! Wow! Questo è stato forte! Sì, proprio vero. Sei pronto? Corriamo insieme. Uno, due, tre! Oh, no! Deve salire più in alto per prendere il vento. Woohoo! Sì! Guarda come va! Grazie, nonno! Anche tu hai portato il tuo aquilone? Sì, ma c'è molto vento! Oh no, si è impigliato nel lampione! Ho l'impressione che ti serva un altro zoccolo. Direi proprio di sì. Va bene, Su, possiamo farlo insieme. Pronto? Pronto! Si è mosso, l'ho visto! Va bene, Su, riproviamoci.
Questo dovrebbe funzionare, Su. Wow! Urrà! Urrà! Grazie! Pronto per la corsa degli aquiloni, Zack? Sì! Questo è il mio ultimo giorno di vacanze più bello mai avuto! E anche per me! Su è una giornata di pioggia. Sei contento di andare al mare, Su? Sì! Non vedo l'ora di andare in spiaggia, al Luna Park e... a mangiare il gelato! Sì! Vedo che Su ha pensato a tutte le nostre attività in spiaggia. Sei sicuro che avrai bisogno di così tanta roba, Bisù? Sì, mamma! Per giocare tutto il giorno servono tante cose! Sarà una giornata bellissima! Forza, andiamo! Oh. Nessuno ha controllato il meteo di oggi? Non è proprio possibile andare in spiaggia con questa pioggia. Presto, torniamo tutti dentro, prima di bagnarci come pulcini. Ma io non voglio tornare a casa, io voglio andare in spiaggia. Forse hai ragione, Puck. Non possiamo restare qui fuori. E adesso che cosa facciamo? Dobbiamo prendere il lato positivo della giornata e fare le nostre cose. Oh, bene, c'è da passare l'aspirapolvere. E l'armadio ha bisogno di una sistemata. Io devo dare l'acqua alle piante. La giornata è stata fin troppo movimentata. Penso che mi sdraierò un po'. C'è anche da fare il bucato. Dovresti mettere via quei giocattoli da spiaggia, Su. Ma non è divertente. Sono sicuro che potremmo passare la giornata fuori, Puck. Ci deve essere un modo. Ci devo pensare. Mamma, papà! Ho trovato un modo per andare in spiaggia! E come facciamo? Hai visto come piove? Possiamo salire in macchina e andare finché arriviamo in una spiaggia dove non c'è la pioggia! Questa pioggia è fitta, Su. Non credo che riusciremo ad evitarla, anche se andiamo lontano. Che cosa dice il signore del meteo? Lui lo saprà! È l'ora giusta per scoprirlo. E le previsioni per oggi sono pioggia, a perdita d'occhio. Mi dispiace. Oh, sembra che la pioggia non passerà tanto in fretta. Ma e se trovassimo un modo per restare asciutti? Potremmo uscire con gli stivali di gomma. Oh no! Non posso uscire con gli stivali bagnati. Mi prenderei un malanno. Ci sono! Se facciamo finta di non vederla, forse la pioggia se ne andrà prima. Sta diventando troppo forte. Dovresti sentire che succede di sopra. In camera mia è ancora più forte. Forse non sentiremo più il rumore. Tieni, vediamo se funzionano. Funzionano! Cosa hai detto? Cosa hai detto? Ho detto funzionano! È vero, ma posso ancora vedere la pioggia fuori dalla finestra. Con queste sarà come se la pioggia non ci fosse. Funziona!
La pioggia non si vede e non si sente. Ecco adesso la pioggia. Non la vedo e non la sento. Ma come faremo a sapere quando ha smesso di piovere? Possiamo stare qui tutto il giorno e non muoverci neanche, per non andare a sbattere contro qualcosa. Però non è divertente. Ero tanto felice di andare in spiaggia, Pock. Volevo costruire un castello di sabbia, fare un picnic e giocare al tiro dei cerchietti. Forse possiamo farle ugualmente tutte queste cose. Invece che fuori, le facciamo dentro casa. Nonno! Nonno! Possiamo farla al chiuso la giornata al mare. Farla al chiuso? Sì! Mi puoi dare una mano? Cosa avevi in mente di fare? Bella idea, nonno! Così possiamo giocare con i cerchietti! Sì! Sono 10 punti per me! Urrà! Bel colpo, nonno! Sono 20 punti per te! Sembra molto divertente! Posso provare anch'io? Certo che puoi! Se la sala da pranzo fa da spiaggia, allora il salotto può fare da mare! Ma come facciamo a farlo sembrare acqua? A questo ci penso io! Tutto pronto, Zoom! È proprio come essere al mare! Andiamo a fare il surf! Sì! Cosa state combinando voi due? Stiamo facendo una gara di surf! Splash! Sconfitta! Ho vinto! Voglio provare anch'io! Non posso fare un castello di sabbia con il mio secchiello. Ma posso fare un castello di farina. Oh, quella è la dose perfetta per una bella torta. Secondo me dovremmo fare anche i biscotti. Sono felicemente sorpresa, Bisù. Sei stato davvero molto creativo oggi. Io non volevo che la pioggia rovinasse la nostra giornata insieme. Ta-dam! Beh, cosa ne pensate? Non possiamo fare un picnic sulla spiaggia senza un castello di torta. Ha un aspetto bellissimo. Non siete d'accordo, ragazzi? E 10! Fantastica! La prima fetta va al vincitore di questa gara. Ci sto, figlio! Si stanno divertendo tutti un mondo, vero, Pock? È stata una giornata bellissima lo stesso. Ciao, Elsie! Ciao, Zoo! La pioggia è finita, finalmente! Ti va di venire fuori a giocare? Sai, potremmo ancora andare in spiaggia. Può venire con noi anche Elsie, se le va. Ma io mi sto divertendo così tanto sulla spiaggia qui in casa! Sai che ti dico? Pure io! E anch'io! E anche noi! A
oggi non vogliamo uscire, Elsie. Ma perché non vieni dentro? Giochiamo sulla spiaggia in casa, facciamo il picnic e il surf e il tiro dei cerchietti. Ah, sembra divertente. Tu puoi fare il surf con quella tavola, Elsie. Woohoo! Dovremmo organizzarle più spesso queste giornate in casa. Non credo che potremmo divertirci più di così con chiunque altro e in qualunque altro posto. Ah, sì! Bravissimo! Attenzione, bello! Elsie! Guarda che onda grande! Zoo e il bruco. Patate! Patate, patate, patate! Patate, patate, patate! Bisù, va tutto bene? Non potrebbe andare meglio, mamma. Il nonno ed io andremo a raccogliere le patate oggi. Ah, sì, ma certo. Quelle che avete piantato in primavera. Già, e sono tutte pronte per essere raccolte. E poi faremo il purè. Le patatine, le patate al forno e tutto il resto. Patate, patate, patate! Oh, che c'è per colazione? Patate? Ma no, scherzavo, Bisù. Oh! Andiamo. Buongiorno a tutti. Ciao, nonno! Che strano, poco fa mi è sembrato di sentire qualcuno urlare qualcosa a proposito delle patate. Ero io! Oggi andiamo a raccogliere le patate, nonno! Oh, ma certo che sì, stavo quasi per dimenticarlo. Allora, che ne diresti di cominciare immediatamente? Ah, questi sono zia Zelda e zio Xavier. Zia Zelda? C'è anche Signe con lei di solito! Accomodatevi! Ciao, mia cara! Ciao! Oh, ma che bel vestito, Zinnia! Sì, me l'ha comprato papà perché ho superato l'esame di danza! Ho dovuto fare un sacco di plié, come questo! E uno e due! E uno e due! Sei bravissima, mio tesoro! Zu, gli zii ci hanno chiesto se potevamo badare a Signa oggi, mentre loro vanno a vedere la finale di tennis. Sono stati invitati nel palco reale. Ma allora perché non portano anche Signa con loro? Probabilmente i puledri non sono ammessi. Zu! Andiamo, Poc. Zia Zelda! Ciao, zio Xavier! Ciao, Zinnia! Ciao, Zu! Ti piace il mio vestito? Sì, è molto carino! Me l'ha comprato papà perché ho superato l'esame di danza! Ed ora l'abbiamo anche iscritto al corso di Tip Top! Bisogna ammettere che è un talento naturale! Dico bene, principessa? E batti tacco, batti punta, batti tacco, batti punta, batti tacco, batti punta, batti. È già diventata la più brava ballerina della classe, sai? Vieni, cara, è ora di andare. Non vorremmo far aspettare l'arciduca, non ti sembra? Ci vediamo più tardi, cari. Batti tacco, tacco, punta, tacco, punta, ta-da! A che cosa vuoi giocare, Zinnia? Sei pronto, Zu? Ah, sì! Il nonno e io andiamo a raccogliere le patate. Ci dai una mano? In giardino? Non penso proprio! È pieno di fango e non mi piace il fango. E poi ci sono i vermi e io odio i vermi! Beh, staremo bene attenti a fare in modo di evitare di incontrarli. Andiamo! Patate, patate, patate! Ma... Wow, guarda un po' qui, nonno!
Oh, ma quanti bei tuberi ci sono! Vediamo cosa riesco a trovare io, eh? Non è un granché come patata, vero? Non riuscirebbe neanche a saziare Poc. Secondo me a Poc non piacciono le patate. Come faccio a fare il tip-tap qui sopra? Non fa proprio nessun rumore. Beh, perché non provi qui sulle patate? No, grazie, nonno. Farò un po' di danza classica, allora. Mandatelo via! Brutta bestiaccia! Zinnia! Che problema c'è? Un verme! Un brutto verme gigante! Non preoccuparti, Zinnia. Ci penso io. Io non ho paura dei vermi. Oh! Su, che c'è da ridere? Non è un verme, è un bruco blu. Te l'immagini aver paura di un bruchino? Povera Zinnia. Povera Zinnia? Ma è solo un bruco piccolo piccolo. Nessuno ha paura di un bruchino, a parte Zinnia. Però sai, spesso la gente ha paura delle cose più strane. Oh? Ti ricordi quando siamo andati in mongolfiera? Sì, è stato fantastico, ma... Non pensavi fosse tanto fantastico prima che si alzasse il cielo? Oh no, è vero. Se ben ricordo, avevi una gran paura. Sì, è proprio così, nonno. Avevo tanta paura di salire su un cielo, ma tu e Elsie mi avete aiutato, giusto? E io potrei aiutare Zinnia. Ottima idea. Zinnia? Un verme? Portalo via, su! Non è un verme, Zinnia. Guarda, è un bruchino. Non ti farà del male. Coraggio! Vieni a guardarlo. È tutto peloso. E ha un gran bel musetto. Non... così vicino! Stai tranquilla. È... davvero carino! Lo vuoi tenere tu? No! Cioè... sì... Ciao! Sei proprio carino tu, vero? Ti voglio chiamare... Lobelia! Lobelia? Sto pensando di portarti a casa mia, così possiamo prendere il tè insieme. Su! Zinnia! Vieni con noi, Lobelia! Cosa c'è, nonno? Ho idea che sarete molto interessati a questa cosa. Guardate! Che cos'è? Si chiama bozzolo. E molto prima era un piccolo bruco. Davvero? Non sembra per niente un bruchino come questo. No, non lo è più. Vedete, quando un bruco è completamente cresciuto, comincia a tessere un lungo filo di seta attorno a sé fino ad avvolgersi completamente. E quello si chiama bozzolo. Hai sentito, Lobelia? Sai tessere la seta. Dopodiché si attacca ad una pianta con un altro filo di seta. E poi... un giorno accade qualcosa di magico. Che cosa? Il piccolo bruco che si trova all'interno del bozzolo cambia forma. Cosa sta facendo? Guarda! Ma... oh! Quella è una farfalla! Wow! Guarda, Lobelia! Un giorno anche tu sarai una farfalla! Una bellissima farfalla! Bene, abbiamo fatto un buon lavoro, su. Ci sono tante di quelle patate da sfamare un esercito. Zinnia, cara, è ora di tornare a casa. Arrivo, mamma! Vieni con me, Lobelia! Oh!
Zinnia, metti giù quel brutto coso! Non è un coso! È una lei! E non è brutta! Lobelia è una delle più belle creature mai viste! E diventerà ancora più bella! Diventerà una farfalla! Ecco qua! Oh no! Te lo immagini? Avere paura di un bruchino? Te lo immagini?